essere formate. L'autismo minorile nelle sue declinazioni e la promozione di interventi riabilitativi e di sostegno familiare sono stati ieri oggetto di dibattito. Il convegno promosso dal settore fasce deboli della Regione Campania è stato organizzato allo scopo di discutere sulle possibili applicazioni di un piano di intervento riabilitativo dei minori autistici e inoltre di diffusione di conoscenze che permettano la costruzione di percorsi formativi. Le famiglie non devono essere lasciate sole ad affrontare la malattia. A questo scopo sono stati delineati nel corso del dibattito degli interventi tesi a promuovere e garantire non solo livelli essenziali di assistenza sanitaria, ma anche una rete di assistenza sinergica tra famiglie e scuola, che miri al superamento dell'attuale confusione nel trattamento della sindrome autistica. Ai nostri microfoni Rosanna Romano, dirigente del settore fasce deboli della Regione Campania. Noi ci proponiamo di individuare uno spazio privilegiato per gli interventi a favore dei minori con sindrome autistica e delle loro famiglie per accompagnarli nel processo di presa in carico, ma soprattutto di inclusione nella vita quotidiana. E fondamentalmente noi vogliamo cercare il più possibile di ritagliare uno spazio all'interno della programmazione delle aziende sanitarie.